Dopo che abbiamo terminato la prima parte di un acquerello, prenderemo un po' di acquerello liquido o anche Ecolin e con una pompetta e poi una cannuccia un po' più grande o anche un po' più sottile. Possiamo provare a creare questa forma di un tronco con i rami. Poi con un pennellino fino dovremo però rendere più verosimile, aggiustare lo sviluppo, diciamo, di questo albero. Mentre aspettiamo che questo tronco e questi rami si asciughino, con questo strumento, che è un tegolo d'acciaio, possiamo creare una serie di rigature, di fili d'erba. E quindi con un po' di colore piuttosto scuro, lo diamo così a fondo, come fosse un fondo. E automaticamente verranno questi ciuffi di erba. Diamo poi un po' di luce a questo albero. Quindi da una parte andremo ad alleggerire un po' il colore. Adesso invece vediamo un altro tipo di intervento, ottenuto grazie all'uso di un frisket, di una maschera. Supponiamo che noi avessimo bisogno di creare da qualche parte un tronco, diciamo, di un albero chiaro, tipo una betulla. Quindi avessimo bisogno di togliere perfettamente il colore, cioè riportare nello spazio del tronco e la carta assolutamente bianca come era in origine prima della pittura, in modo che possiamo poi dipingerci sopra il colore che vogliamo. Supponiamo quindi di immaginare una forma. Quindi abbiamo la silhouette dell'albero in negativo. Quindi preleviamo questa maschera e mettiamola qua. Facciamola aderire bene. E adesso, con una semplice spugna magica, quella che si usa per pulire, che si trova in tutti i casalinghi e i supermercati, che va inumidita un pochino. Andiamo ad eseguire questa operazione. E noi abbiamo ottenuto in questa maniera il negativo. E questo grazie quindi a questa maschera e alla spugna magica. Qui, quando questi rami saranno asciutti, potremo arricchirli con del fogliame per non lasciarli proprio così scheletrici, quindi creando dapprima quelle che sono le ombre del fogliame, cioè le parti più scure, e poi una volta che
queste parti di fogliame più scuro sono asciutte, possiamo andare a completare con del fogliame più chiaro.